Martedì 1 marzo. Marco 12, 18, 27. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero dal Signore Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Perché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Una donna è presa, questo il verbo, in successione da 7 fratelli. E la domanda che ci si pone è: di quale di loro sarà moglie? Cioè, a chi apparterrà? È una logica aberrante, violenta, maschilista, patriarcale, quella che vede la donna come un oggetto di cui ci si può chiedere semplicemente a chi appartenga. Una logica che Gesù spazza via senza appello. Quando risorgeranno dai morti, non prenderanno né moglie né marito. La parola autorevole di Gesù per ristabilire la parità dei sessi. Ci avviciniamo all'8 marzo, la giornata internazionale dei diritti delle donne, e da cristiane, da cristiani, non possiamo dimenticare una ricorrenza importante. Il 9 marzo 2015 le chiese italiane, la Chiesa Cattolica, le chiese ortodosse, le chiese evangeliche, hanno sottoscritto in Senato un appello contro la violenza sulle donne. Un appello rivolto alla società civile, ma anche alle chiese stesse. Le comunità cristiane in Italia sentono urgente la necessità di impegnarsi in prima persona per un'azione educativa e pastorale profonda e rinnovata, che da un lato aiuti la parte maschile dell'umanità a liberarsi dalla spinta a commettere violenza sulle donne e dall'altro sostenga la dignità della donna, i suoi diritti e il suo ruolo nel privato delle relazioni sentimentali e di famiglia, nell'ambito della comunità cristiana, così come nei luoghi di lavoro e più in generale nella società. Così dice la dichiarazione. Le nostre comunità cristiane locali hanno preso seriamente questo impegno? In Italia esistono associazioni e movimenti di donne cristiane che si fanno portavoce di queste istanze. Il coordinamento delle teologhe italiane, il centro italiano femminile, i gruppi donne delle comunità di base e le molte altre, l'osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne, la federazione delle donne evangeliche, donne per la chiesa, l'ordine della sororità. Anche a Milano c'è un gruppo che si chiama Noi siamo il cambiamento. Il prossimo venerdì 4 marzo si celebrerà in tutto il mondo la giornata mondiale di preghiera preparata dalle donne. Quanto conosciamo, quanto valorizziamo questi gruppi e le loro iniziative per lasciarci convertire alla logica della giustizia e dell'amore di Gesù?